Avremo ancora occasioni per precipitazione nei prossimi giorni, però nelle prossime ore avremo un temporaneo miglioramento del tempo. Quindi domani avremo un cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con temperature in progressiva diminuzione. Quindi avremo delle temperature minime appena al di sotto degli 0 gradi e massime che difficilmente andranno oltre gli 8-9 gradi. Poi invece da lunedì avremo un progressivo aumento della nuvolosità. Questa nuvolosità che però non porterà delle precipitazioni significative sulla nostra zona, mentre andrà un po' meglio sulle Alpi dove ritornerà un poco di neve. Per attendere le precipitazioni dovremo aspettare quindi tra il 30 e il 31 quando tornerà a piovere. Tornerà a piovere e le precipitazioni nevose si manterranno a quote medie, quindi ci aspettiamo nevicate oltre i 1500-1600 metri di altitudine fra mercoledì e giovedì. Poi avremo una diminuzione anche sensibile delle temperature che nella giornata di venerdì potrebbe riportare deboli precipitazioni a carattere nevoso a una quota intorno ai 700-900-1000 metri di altitudine. Poi si riaffacceranno le schiarite nel prossimo fine settimana e le temperature caleranno ancora di 3 o 4 gradi. Quindi nel complesso avremo ancora un tempo atlantico a tratti perturbato, con occasione ancora per precipitazioni, seppur meno abbondanti rispetto a quelle dei giorni precedenti, e una prima perturbazione non farà praticamente nulla sulla nostra zona fra lunedì e martedì. La seconda perturbazione invece porterà un po' di neve alle quote medie fra mercoledì e giovedì, e poi infine venerdì potremo avere delle spruzzate di neve fino a bassa quota sulla Valle Seriana. Matteo, ti puoi già sbilanciare per quanto riguarda la notte di San Silvestro? La notte di San Silvestro probabilmente sarà ancora umida, un po' come la vigilia di Natale, però le temperature si manterranno un poco più basse, quindi probabilmente avremo delle precipitazioni che saranno a carattere nevoso intorno ai 1200-1300 metri di altitudine, ma come dicevo in precedenza, nella giornata poi del primo, probabilmente queste nevicate si porteranno fino a quote relativamente basse, portando quindi qualche spruzzata di neve a 600-700 metri di altitudine sulle nostre montagne.